cassa. No, perché sono entrato e sono sceso. Non c'è. Ma non c'è. Oggi 10 maggio 2014 siamo all'OSI degli Astroni WWF in qualità di Unione Astrofili Napoletani per supportare la giornata nazionale Occhi su Saturno. Questa sera dalla riserva naturale potremo osservare Saturno tramite i telescopi e partecipare a una serie di conferenze interessantissime, a cominciare dalla conferenza su Cassini e Cassini Impresa. Proseguiremo poi con le osservazioni e con l'escursione del cratere a cura dell'OASI WWF, cratere degli astroni. Abbiamo ottenuto il patrocinio dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Napoli, INAF, e siamo qui con tanto entusiasmo, già sono giunte molte persone, proseguiremo le nostre attività secondo il programma. Per il momento è tutto, un saluto dall'Unione Astrofili Napoletani. Sarebbe 460. Grazie soprattutto alla pazienza e alla collaborazione del WWF che ci ospitano oggi in questa sede, noi siamo un'associazione di astrofili che abbiamo la nostra sede nell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, però per alcuni disguidi straordinari da parte dei dipendenti siamo invitati. Allora, la serata si svolgerà in questo modo. Adesso avremo una breve presentazione da parte di Andrea, il responsabile di questo posto, che ci spiegherà, brevemente la storia del cratere, e poi subito dopo avremo una presentazione del nostro socio Nico Cesino, che ci parlerà di Saturno e soprattutto delle missioni Cassini. Alla fine di queste brevi presentazioni andremo giù a piazzare dove abbiamo messo le macchine e osserveremo al telescopio. Ora una breve comunicazione di servizio. Alcuni di voi già hanno prenotato la visita su Accademia. Statali e regionali e poi tante altre aree protette più piccole. 871 è il numero ufficiale, le aree protette riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, ma in realtà considerando tutta una serie di altre aree, tra virgolette, minori, ma non dal punto di vista magari della diversità biologica, superiamo costantemente il numero. Tutte queste aree protette concorrono al raggiungimento di un obiettivo che ci disse diverso tempo fa, cioè il raggiungimento del 10% del territorio italiano sottoposto a tutela. Quindi, io sono un insider. In Campania abbiamo il dispetto di aree protette, purtroppo non sempre la qualità che è importante, ma è la qualità e anche diciamo aspetti legati alla gestione, ma qua avrebbe un capitolo un po' spinoso. Le riserve naturali statali sono delle riserve che sono state istituite da Ministero dell'Ambiente, anche se trattava di siamo in un territorio altamente antropizzato, abbastanza degradato, perché questo lo stiamo scoprendo negli ultimi tempi, e gli astroni insieme al Vesuvio e alle montagne dei Monti Lattari e le montagne di Sarno, dove si intravedono i resti delle frane di un po' di tempo fa, è una delle poche zone veramente verdi diciamo, della nostra provincia. Questa è una bella foto presa dall'elicottero concessa gentilmente da Angelo Torino, che è un fotografo napoletano molto bravo.
2000 a Castel Sant'Elmo. Sarà una manifestazione aperta anche per i bambini, dove noi presenteremo orologi solari e faremo delle osservazioni del sole al telescopio, sia in luce bianca che in alta alta, si chiederanno le protuberanze del sole, eccetera. Tutto questo organizzato dalla sezione gnomonica del Ministero degli Astronomi Napoletani, qui è presente il responsabile di Coppola, e tutto per ricordare un gioiello, un grandissimo gioiello che ho utilizzato osservazioni astronomiche da Castel Sant'Elmo nel 1700, alla fine del 1700 per tracciare la linea meridiana di Napoli come linea fondamentale. Quindi vediamo un po' in questi primi 15 anni, perché la sonda è partita nel 97, ci ha messo 7 anni per arrivare su Cassini, perché ha fatto un percorso molto complicato per risparmiare il combustibile, ha fatto varie del defugo la Terra, addirittura uno con Venere. Ecco, qui vedete la sonda, torniamo un po' indietro. Vedete questo oggetto? Questo è la componente Huygens, cioè la navicella che Saturno, che questa navicella Cassini ha sganciato su Titano. Quindi è un secondo satellite che ha fatto un atterraggio su Titano. Qui vedete l'arrivo, vabbè, ci dovrebbe essere il suono di quando è passato negli anelli, la misura d'assetto, quindi è entrato in orbita nel 2004, qui vedete la gioia della sala comando, e qui vedete Huygens, cioè quella navicella che vedete mentre scende su Titano, e c'è stata una grandissima scoperta su Titano. Si è scoperto che su Titano ci sono dei laghi, ma sono dei laghi di idrocarburi. Possibilmente questo è il liquido, ma di metano, di propano. Una delle cose che si vogliono assodare è proprio che miscele di idrocarburi ci stanno. Questo è il Cetalo, con i suoi getti, uno dei satelliti di Saturno, misterioso. Questi sono dei geyser di acqua ghiacciata, che questo satellite emette. Poi scoperte terribili come questo grandissimo uragano sulla faccia di Saturno e tutta naturalmente la danza dei suoi satelliti, che qui ne vediamo alcuni. Vediamo Giappeto, Mimas. Prometeo è piccolo, ma c'è la caratteristica di stare in mezzo agli anelli.
E Hyperion sembra una spugna, insomma, come si è ridotto così non lo sa nessuno. Qui 15 anni erano finiti nel 2012, quindi si pensa, come vedremo da un altro filmato, di cambiare l'orbita della, di cambiare l'orbita in modo da farlo passare come la sonda Cassini ci ha descritto Saturno. Vediamo tutta la sua fascia di anelli e vediamo anche la famosa laguna di Cassini indicata qui. Questa bella immagine, le scoperte non finiscono qua, perché in realtà se pigliate l'immagine precedente, e la rimpicciolita al centro con l'orbita di Titano, quindi che diventa piccolo piccolo, quello che si è visto è che c'è un enorme, gigantesco anello molto più debole e sottile degli altri, di dimensioni molto più grandi di quello che circonda Saturno. Quindi si può dire che quasi non dico ogni giorno, ma ogni settimana attorno a Saturno ci sono state delle novità. La cosa eccezionale è che la sonda è perfettamente funzionante dopo 15 anni e si pensa di fargliene fare, non dico tanti, ma ancora molte. Come avete visto prima, la sonda non ha dei pannelli solari, è alimentato con dei reattori con i suoi anelli, e qui vedete Titano e Dione che gli si stagliano contro. Qui vedete un po' di che li ho indicati per farvi vedere come in una sola foto si riescono a vedere tante cose. I numeri dicono che ci sono i satelliti, sono foto queste, non sono disegni. Questi sono visti un poco più da vicino di ora, quando il Cassini ci è passato a 136.000 km e Titano, visti però qui da 1 milione di chilometri. Come avete visto prima, Huygens ci ha atterrato solo, quindi di Titano sappiamo molto di più. Questa è una foto meravigliosa che la NASA ha rilasciato qualche settimana fa. Questo è il polo nord di Saturno, con un iper, come lo vogliamo chiamare, storma, no? Una tempesta gigantesca su Saturno. E qui, questa è una delle più belle immagini che ci ha dato, Daphnis e quel piccolo satellite che sta qua dentro, questi è pochi chilometri, 1-2, e questa è una delle tante infinite piccole fessure che stanno negli anelli, e questi sono tutti anelli. Vedete come la presenza di questo piccolo satellite fa queste onde lungo i bordi di questi anelli, che in realtà sono fatti da pietruzze molto più piccole di lui. Sono delle fotografie impensabili. Ecco, qui vediamo tutto di quella famosa tempesta su Saturno. Qui questa serie di fotografie ci fa vedere dal dicembre 2010, che la tempesta non c'era ancora, ad aprile 2011, come si è evoluta la tempesta sul lato nord di Saturno. E quello che è successo, come sapete, Saturno fa un giro intorno al Sole in poco meno di 30 anni, e anche lui è inclinato come la Terra, cioè l'asse di rotazione è inclinato rispetto al piano di rotazione. Vedete queste foto per indicarvi quello che sta uscendo da questa esplorazione. Questa è la ricostruzione di quello che sembra un vulcano, chi lo sa, sulla superficie di Titano, vista con un passaggio, con un flyby molto basso, ed è un'immagine radar per dirvi a che dettaglio oramai si arriva. E adesso vediamo quest'altro filmato, gli americani cosa pensano di fare con i prossimi 15 anni. Ci sono un po' di script perché bisogna fare show. Ecco, questo è il famoso esagono al polo nord di Saturno di cui vi ho fatto vedere. E adesso gli americani ci fanno vedere che traiettoria loro pensano di fare per portare la navicella, che stavolta con un bel dispendio di carburante, perché lei sta girando più o meno nel piano dei satelliti, degli anelli grosso modo.
però bisogna portarla quasi a 90 gradi per farla passare per il polo nord e il polo sud di Saturno. Si vogliono approfondire i laghi di, io vi leggo quello che vedete nelle scritte in inglese sotto, i laghi di Titano. Chi sa, perché gli americani sono molto curiosi di vedere se il metano liquido fa le onde nella meteorologia di Titano. Qui famosi geyser di Encelado, e si pensa a passare proprio attraverso questi jet, vedere se davvero sono solo jet di fiato o c'è altro. La manovra che fa attraverso gli anelli di colore.